probabilmente non so neanche se sapesse della caduta di Elisa Longo Borghini. Queste invece le immagini della tappa di oggi, con la partenza da Salassa, chilometro zero a Rivarolo Canavese, tappa regina con 2630 metri di dislivello, tappa che già si infiamma sulla prima salita, quella che porta le atlete al passo del lupo. Collina per prima le Mick Van Vleuten, dietro di lei come un'ombra Gaia Realini, poi si crea un gruppo con Niedermayer, Cavalli, Labù, Magnaldi, Persico e Elisa Longo Borghini, che comincia a darsi battaglia nei restanti due Gran Premi della montagna di giornata. Ci sono le migliori scalatrici del Giro Donne davanti, e anche Antonia Niedermayer e Marta Cavalli. Cominciano gli scatti nella salita verso Vietti, ci prova anche Silvia Persico, ci provano un po' tutte a dir la verità, in precedenza anche Juliette Labou, che poi tenta un nuovo allungo per provare a distanziare la maglia rosa di Annemiek van Vleuten. Sembra crearsi una coppia al comando, ma parte come un caccia da dietro Antonia Niedermayer, la più giovane delle battistrada, appena ventenne, tedesca della Canyon SRAM, che supera di netto Labù e Persico, e da qui in poi non si volta più. Prova a resisterle Niam Fischer Black, pedala molto bene Antonia Niedermayer nella salita che porta al GPM di Vietti. La maglia rosa si limita a sorvegliare. Intanto il gruppo all'inseguimento della Van Vleuten riesce a concludere la caccia, e poi nella salita verso il GPM di Sant'Ignazio tentano l'allungo Annemiek van Vleuten e Elisa Longo Borghini. Transita per prima Niedermayer, cade in discesa la maglia rosa, si rialza però prontamente e nuovamente va all'inseguimento di Niedermayer. Attimi di paura per questo volo di Elisa Longo Borghini, per fortuna poi la campionessa italiana arriva al traguardo pedalando, ma esce di fatto di classifica, arriva ad oltre 7 minuti e 40 di distacco. Prosegue intanto l'inseguimento di Van Vleuten nei confronti di Antonia Niedermayer. All'ultima curva, agli ultimi 500 metri però, la tedesca è davanti. Arriva in solitaria a Ceres per la prima vittoria in carriera al Giro Donne ad appena 20 anni. Come 20 anni sono di differenza nei confronti della maglia rosa Annemiek van Vleuten, che guadagna ulteriormente e blinda la classifica generale al termine della quinta tappa. Qui c'è l'aria buona, qui c'è l'aria buona. Buon pomeriggio a tutti, è davvero bello essere qui a Ceres. Questa mattina c'è stata molta affluenza, molta folla. Le cicliste sono state strepitose e quindi davvero applaudiamole, ed è una bellissima giornata per il Canavese, per le Valli di Lanzo. Questa tappa è stata dura, ma ci siamo, ci sono, e quindi grazie a tutti. Grazie mille.